diciamo, diventa fondamentale, perlomeno quando non si parla di malattie conclamate, ecco, se mi posso sbilanciare in questo senso. E quindi la cosa più importante è la prevenzione, e sarà questo, diciamo, l'argomento che tratterà la dottoressa Pasanesi, alla quale passo la parola. Grazie. Mi sentite? Sì. Sì. Ok. Allora, buon pomeriggio a tutti, ben trovati, grazie per questo invito. E allora, io, come mi ha presentato, lavoro all'interno della divisione di ricerca dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. All'interno di questa struttura svolgiamo attività di ricerca un po' come voi ve la potete immaginare. Un po' come la potete immaginare, cioè cerchiamo di comprendere quali sono le associazioni tra fattori legati allo stile di vita, in particolar modo l'alimentazione, ma non soltanto, rispetto all'origine dei tumori, e questi sono i grandi studi che chiamiamo osservazionali, cioè cerchiamo proprio di capire che cosa si associa all'insorgenza di una malattia. E poi da circa una ventina di anni a questa parte facciamo qualcosa in più, cioè abbiamo proprio una struttura con cucina, orto, e svolgiamo quindi un'attività di ricerca un pochino più pratica, cioè siamo passati dalla teoria alla pratica e abbiamo cominciato a modificare il modo di mangiare delle persone per fare prevenzione dei tumori. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando moltissimo soprattutto sui tumori della mammella, ma in realtà non soltanto. Adesso stiamo facendo delle grandi sperimentazioni cliniche per la prevenzione di un pochino tutte le malattie croniche, quindi non solo tumore della mammella, non solo tumori, ma anche malattie cardiovascolari, malattie infiammatorie dell'intestino e così via. Quindi abbiamo fatto, diciamo, un lavoro anche proprio di sperimentazione sulle persone, sia sulle persone sane per prevenire proprio, si parla di prevenzione primaria, l'insorgenza dei tumori, sia appunto anche prevenzione terziaria, cioè lavoriamo con persone che hanno già avuto un episodio di malattia per cercare di prevenire le recidive, ok? Io oggi farò ovviamente un discorso molto più generico, nel senso non vi parlo specificatamente dei tumori, perché in realtà i tumori sono solo una parte delle malattie cronico-degenerative, cioè le malattie che rappresentano la prima causa di morte nel mondo in generale, che comprendono i tumori, ma appunto le malattie cardiovascolari, le malattie polmonari. E quello che non tutti sanno è che nella realtà la stragrande maggioranza di queste patologie potrebbe essere prevenuta se noi agissimo su quattro fattori di rischio, che sono appunto l'alimentazione, la scarsa attività fisica, il fumo e il consumo di alcol. Quindi considerate che circa l'80% delle malattie di cuore e del diabete praticamente non esisterebbero se noi agissimo su questi quattro fattori, e si parla di circa il 40, anche di più, diciamo il 30% dei tumori. E voi, come potete capire, stiamo parlando di fattori di rischio che sono in realtà dei fattori comportamentali su cui ognuno di noi può agire, e l'alimentazione è certamente uno di questi. Perché è importante parlare di alimentazione? Beh, intanto perché l'uomo si è evoluto con il cibo, ok? Ci sono tantissimi diciamo, studi sull'evoluzione, per esempio il sistema nervoso centrale dei primissimi uomini si è sviluppato nel momento in cui l'uomo, scendendo, diciamo, dagli alberi, ha cominciato a mangiare ciò che trovava per terra e ha cominciato a mangiare ciò che trovava nelle acque, ok? Quindi gli organismi marini sono quelli che hanno dettato lo sviluppo del sistema nervoso centrale dell'uomo. Quindi l'uomo si è certamente evoluto con il cibo, ma anche il cibo si è evoluto con l'uomo. Pensate a quello che è successo negli ultimi 150 anni, cioè la meccanizzazione ha portato a un'enorme variazione di quello che noi oggi troviamo sulle tavole, perché mangiamo cibi che sono sostanzialmente più raffinati. La raffinazione è fondamentalmente la trasformazione, partenza dal prodotto originale, pensiamo al chicco del cereale, ma possiamo pensare anche al seme in generale, possiamo pensare all'oliva, eccetera, nel prodotto appunto definitivo, che possono essere olio, possono essere però anche le farine bianchissime che sono tipiche, che vengono utilizzate prevalentemente oggi, diciamo, nelle industrie, nei prodotti di lavorazione. E questo, se da una parte
ha portato a dei vantaggi dal punto di vista proprio di quello che noi possiamo lavorare in cucina, ok? Ha portato dei vantaggi igienistici perché la farina 00 è molto, non si deteriora fondamentalmente, dall'altra parte ha portato a tutta una serie di svantaggi dal punto di vista nutrizionale, perché perdiamo i nutrienti. E questo è importante anche ai fini, diciamo, della salute. Quindi il modo in cui mangiamo influenza in qualche modo lo stato della nostra salute. Proprio la qualità del cibo è importante la qualità, è importante la quantità, ok? Sono importanti entrambe le cose, visto che qui stiamo parlando appunto anche di qualità di cibo, certamente questo è un qualcosa da considerare. Noi sappiamo che sono state date, in realtà non sono state diffuse così tanto, ma esistono delle raccomandazioni di prevenzione nutrizionale che valgono sia per la prevenzione dei tumori in generale, prevenzione primaria, cioè indicazioni che riguardano la popolazione sana, sia però sono delle indicazioni di prevenzione che potremmo proprio estendere un po' tutte le malattie cronico-degenerative. Queste raccomandazioni derivano dall'analisi di migliaia e migliaia di studi che hanno proprio valutato l'associazione tra cibo e malattie, in particolare appunto malattie tumorali, sono le raccomandazioni del Fondo Mondiale della Ricerca sul Cancro, che nella realtà a partire dal 2014 fanno parte proprio del codice europeo contro il cancro, che raccoglie tutta una serie di indicazioni di prevenzione. Tra queste, l'indicazione, diciamo, l'indicazione centrale di base è che la dieta deve essere basata su alimenti prevalentemente di origine vegetale, quindi non esclusivamente, ma prevalentemente su alimenti di origine vegetale, non industrialmente raffinati, il che vuol dire che se consumiamo dei cereali, devono essere dei cereali integrali, non dei cereali raffinati, con ampia varietà ovviamente di frutta, verdura, aggiungerei stagionale, ok? Aggiungerei di prevenienza nostra il più possibile, locale, e vabbè, qui si potrebbe aprire un miriade di discorsi. E visto che la dieta deve essere prevalentemente vegetale, la fonte principale di proteine deve essere data dai legumi, ok? Quindi un'alimentazione prevalentemente vegetale, che altro non è che la nostra dieta mediterranea, ma la dieta mediterranea di una volta, ok? Non dico proprio la dieta che proponeva Ansel Keys, cioè quella che lui ha visto nel Cilento, che era insomma la zona da cui è stato coniato poi il termine di dieta mediterranea, su cui si basava, cioè una dieta basata a pasta, un legume, pochissimo pesce, prevalentemente azzurro e poco altro, ok? Ma fondamentalmente qualcosa di molto simile a questo, quindi il cereale, che può essere la nostra pasta di grano duro, ma può essere anche, se mangiamo degli altri cereali in chicco, pensiamo al riso, può essere un riso integrale, può essere un orzo, un farro decorticati, cioè dei semi integrali, può essere il miglio, può essere il couscous, anche che se vogliamo fa parte, no, della tradizione della cultura mediterranea in generale, cioè dei paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. Quindi la base devono essere questi: cereali, legumi, qui intorno ne avete moltissimi, ok? E i legumi anche qui, a seconda del territorio, a seconda della stagione, si possono consumare in grandi quantità, associati a frutta, verdura e occasionalmente dei prodotti d'origine animale, ok? Quello, diciamo, più consigliato tra i prodotti d'origine animale è il pesce, semplicemente per le proprietà antinfiammatorie, ok? Gli studi scientifici suggeriscono che un consumo non eccessivo ma moderato di pesce è associato a una riduzione fondamentalmente delle malattie cardiovascolari, ok? Sui tumori i dati non sono così chiari, ma certamente il pesce in questo momento, con i dati attualmente disponibili, non è associato ad un aumento delle patologie tumorali, ma non è in generale, è più spesso associato ad una diminuzione dei tumori. Quindi l'evidenza è particolare per le malattie cardiovascolari. Sui tumori c'è qualcosa, ma comunque il consiglio è quello. Le altre indicazioni, ci sono delle indicazioni che sono un pochino semaforo, diciamo, arancione, e altre che sono semaforo rosso. Cioè l'indicazione principale dice di ridurre il consumo delle carni rosse, ok, ed evitare il consumo di carni conservate,
ok? Dove per carni conservate si intendono le carni a cui vengono aggiunti dei nitriti o dei nitrati, ok? Semplicemente perché uno dei motivi principali è che la presenza di questi conservanti facilita la formazione del nostro organismo di sostanze potenzialmente cancerogene, che sono dei nitrosocomposti, che sono associati ai tumori, in particolare dell'intestino, anche ai tumori dello stomaco, e questo è il motivo per cui le indicazioni generali di prevenzione suggeriscono di evitare il consumo di carni conservate. Qui magari questo sarà un po' più problematico come cosa, però diciamo queste sono le indicazioni, mentre la limitazione relativa alle carni rosse dice di non superare in generale i 300 grammi di carne rossa alla settimana. Considerate che tra le carni rosse abbiamo anche la vitella e carne rossa, quindi bovine, ovine, caprine, equine, sono tutte carni rosse, ok? E le indicazioni suggeriscono di non superare questi famosi 300 grammi, che sono fondamentalmente due fettine, insomma, quindi non è moltissimo, ma queste sono le indicazioni. Altra indicazione importante è di ridurre gli alimenti che sono ad alta densità calorica. Cosa vuol dire? Gli alimenti ricchi in zuccheri, ricchi in grassi o ricchi in tutte e due. Le indicazioni dicono che non si dovrebbero superare le 276 calorie per 100 grammi. Tutto ciò che supera è un alimento ad alta densità calorica. Questo può essere una lasagna, può essere il cannolo, ma banalmente la maggior parte delle merendine o dei biscotti industriali che troviamo oggi nei supermercati rientra in questa categoria di alimenti, quindi su questo va fatto un pochino d'attenzione. Nella stessa indicazione appunto si dice riduzione degli alimenti ad alta densità calorica, quello che era il dolce della domenica, ok, o delle feste, che va benissimo, e le indicazioni invece dicono e aggiungono evitare le bevande zuccherate. Le bevande zuccherate sono, diciamo, le indicazioni specificano le bevande zuccherate intese come le bevande gassate zuccherate, quindi sono le Coca-Cola, le aranciate, le Sprite. Considerate che adesso non mettono più il saccarosio nella Coca-Cola, ma usano lo sciroppo di glucosio e fruttosio, adesso cominciano a usare la stevia, hanno usato l'aspartame nella Coca Zero, cioè ci mettono varie cose, ma diciamo partendo dal vecchio zucchero tradizionale, dal saccarosio. Considerate che all'incirca una lattina di Coca-Cola aveva una decina di cucchiaini di zucchero, ok? Quindi una bella quantità di calorie apparentemente vuote, perché sono calorie in realtà senza nutrienti importanti, che alla fine per smaltirli ci vuole circa 40 minuti di camminata abbondante. Quindi sono delle fonti di zucchero molto importanti. Nel nostro paese, diciamo nei nostri paesi di tradizione mediterranea, si usano queste bevande zuccherate, ma non ancora in modo così, adesso è aumentato un pochino, però diciamo non abbiamo l'abitudine a pasteggiare ad ogni pasto, compresa la colazione, con il bibitone, ma nei paesi, soprattutto negli Stati Uniti, è un'abitudine estremamente frequente. E gli Stati Uniti sono un paese con cui gli ultimi dati, un paese diciamo ad estremo benessere teoricamente, in cui la mortalità comincia ad aumentare invece che a ridursi, proprio perché hanno tutta una serie di patologie croniche che sono legate anche al consumo di questo cibo, di alimenti di spazzatura, tra cui le bevande zuccherate. Se volessimo estremizzare il concetto di bevanda zuccherata, potremmo dire di stare attenti a non aggiungere zucchero a nessun tipo di bevanda. Faccio un esempio molto banale: se uno mette due bustine di zucchero in un caffè e se ne beve 5-6 al giorno, diventa una bevanda zuccherata. I tè commerciali sono bevande zuccherate, gli aperitivi, fondamentalmente tutte le bottiglie colorate che troviamo nei banconi del supermercato rientrano in questa categoria, e quindi l'indicazione dice di evitarle. Questo non vuol dire che uno non li deve mangiare, bere in questo caso mai, ma bisogna, l'indicazione è proprio sull'evitarle, che vuol dire che il consumo deve essere estremamente occasionale. In maniera estrema sulle carni conservate, quando incontro i pazienti dico sempre: questo vuol dire lo zampone a Capodanno e il salame a Pasqua, questo magari è eccessivo, però l'idea è questa, ok? Queste sono quindi le indicazioni, poi ci sono indicazioni un pochino più già note, per esempio l'indicazione della limitazione del sale.
Mi è sempre incuriosito il fatto che da sempre i medici dicono di limitare il sale, ok? Che è un'indicazione valida, nel senso che il sale in eccesso è uno dei principali fattori che determina l'aumento della pressione arteriosa, l'ipertensione è un fattore, è il fattore principale di rischio cardiovascolare, per cui è importante il controllo del sale. Voi sapete, chi ha bambini o nipotini sa che inizialmente il sale non viene aggiunto, no, nelle pappine dei bambini. La stessa cosa non si fa con lo zucchero, e invece si dovrebbe fare. Perché mangiare un omogenizzato di frutta con lo zucchero? Perché mangiare la frutta con lo zucchero? La frutta contiene già zuccheri associati a vitamine che aiutano la gestione di questo zucchero, quindi togliamolo lo zucchero da determinati prodotti, ok? Quindi la limitazione, vi dicevo, sul sale, questa è una cosa già un pochino nota. L'indicazione è di non superare i 5 grammi al giorno a persona, più o meno un cucchiaino di sale a persona al giorno, ok? Ma vedete, l'indicazione dovrebbe essere presa in modo un pochino più attento. Spesso vedo delle persone, dei pazienti che addirittura non salano l'acqua della pasta, ok? Però poi magari mangiano la focaccia con il prosciutto. È evidente che non si risolve il problema del sale se non si fa un cambiamento generale dell'alimentazione, quindi fare attenzione all'aggiunta di sale certamente è importante, ma considerate che ad oggi la principale fonte di sale è il pane, non il pane, le focacce, ok? 50 grammi di prosciutto crudo contengono la quantità di sale giornaliera, 50 grammi, cioè due fettine, ok? Quindi bisogna fare un pochino questa attenzione. Un'altra indicazione riguarda gli alcolici. Tra tutti i fattori, diciamo, alimentari legati in particolar modo ai tumori, l'alcol è il fattore più associato. Peggio per le donne, purtroppo, nel senso che è un chiaro fattore di rischio per i tumori della mammella, in particolar modo quindi per i tumori del seno, ma è un fattore di rischio convincente anche per altre tipologie di tumori, non solo come uno potrebbe immaginare per i tumori del fegato, ma in generale tutti i tumori delle prime vie digestive sono legati al consumo di alcol. Le indicazioni sono di non superare, come contenuto di alcol, ok, più o meno considerate che un bicchiere di vino, diciamo non ad elevata gradazione, a gradazione media, contiene all'incirca la stessa quantità di alcol di una lattina di birra, ok? A meno che non sia una birra di quelle, e di un bicchierino di superalcolico, più o meno questo è. E le indicazioni dicono che gli uomini non dovrebbero superare il consumo di 2 bicchieri di vino al giorno, ok? E per la donna, appunto, proprio per questa chiara associazione con i tumori del seno, non bisognerebbe superare il bicchiere di vino al giorno. Queste sono, diciamo, le indicazioni chiave che rientrano, come vi dicevo prima, in quella che potremmo definire la dieta mediterranea, fondamentalmente, che magari in una popolazione più asiatica può essere una dieta tipo simil-macrobiotico, comunque è, che può essere un pattern che chiamano salutare nello stile alimentare americano, eccetera, ma comunque queste sono fondamentalmente le indicazioni principali. Noi sappiamo che le persone più aderiscono a queste raccomandazioni, cioè al maggior numero di raccomandazioni si aderisce, più sono protette fondamentalmente da tutte le patologie tumorali, cioè più punti di adesione hai, più raccomandazioni segui, più sei protetto. Sappiamo anche che più aderisci a queste raccomandazioni, più sei protetto anche da un'altra condizione patologica che è una condizione, una malattia essa stessa, parliamo della cosiddetta sindrome metabolica, che è molto frequente nella popolazione adulta, diciamo anche del nostro paese. Circa il 30% delle persone adulte ha questa condizione, che non è una malattia vera e propria, è una situazione di dismetabolismo, che adesso vi spiego bene cosa vuol dire, che predispone all'insorgenza delle malattie più importanti, quindi predispone al diabete, predispone agli infarti, predispone ai tumori, eccetera. La sindrome metabolica altro non è che avere almeno 3 su 5 fattori di squilibrio metabolico. Molto banalmente, colesterolo alto, ok? Pressione alta, circonferenza vita
che per gli uomini deve essere superiore a 100, per le donne deve essere superiore a 85 cm, questo è un fattore di rischio. I trigliceridi alti, quindi l'altro fattore dei grassi alti, sopra 150 mg di cilitro, e poi l'altro fattore è la glicemia a digiuno, cioè lo zucchero nel sangue, se è superiore a 100 è già considerato un fattore di rischio metabolico. Se tu ne hai 3 di questi 5 che vi ho detto, 3 tutti insieme, hai già la sindrome metabolica. Ma non è che la sindrome metabolica uno ce l'ha, se la tiene e non ci fa niente. Si può intervenire, ci sono i farmaci, ovviamente, che sono la cosa che tendenzialmente uno subito comincia a prendere, ma la stragrande maggioranza di queste situazioni si risolve se uno cambia il proprio stile di vita. Chi aderisce a quelle raccomandazioni ha circa il 60% in meno di sindrome metabolica, per cui agire sulla propria alimentazione è un fattore chiave per fare prevenzione. Tra le raccomandazioni non vi ho detto poi, diciamo, l'altra cosa che è un po' lontana dall'alimentazione, diciamo, in termini concettuali, ma è strettamente legata allo stile di vita, cioè l'attività fisica. Noi sappiamo oggi che un'attività fisica quotidiana moderata, ok, di livello moderato, considerate la famosa passeggiata di buon passo, quei 40 minuti al giorno, è già la base della prevenzione. Il livello moderato vuol dire una passeggiata che tu in mezz'ora fai all'incirca dai 2,5 km ai 3, quindi è una passeggiata di buon passo, ok? Circa una velocità tra i 5,5 e 6 km l'ora. Questo è ciò che è la base, cioè le indicazioni dicono che almeno 40 minuti al giorno di questo tipo di attività andrebbe fatta tutti i giorni, e in aggiunta almeno 2 sessioni alla settimana di una attività fisica, di esercizi di resistenza o anche pilates o anche esercizi di questo tipo. Quindi questo è l'altro fattore di protezione importante che bisogna considerare, ed è anche un qualcosa che ti può consentire eventualmente di mangiare qualcosa in più, perché ovviamente consumi di più. Quindi ci sono tutta una serie di studi che indicano che l'attività fisica è un importante fattore di protezione, direi, per un po' tutte le malattie. Quello che facciamo noi all'interno dell'istituto, a parte appunto questi studi che valutano queste associazioni, come vi dicevo, noi abbiamo cominciato da circa 20 anni un'attività proprio di prevenzione attiva, cioè noi facciamo proprio delle sperimentazioni cliniche sulle persone, cioè noi reclutiamo dei volontari. Abbiamo lavorato in particolar modo sul tumore della mammella, come vi dicevo prima, quindi abbiamo cominciato nell'85 a reclutare il primo studio Diana, che è forse sicuramente lo studio che magari qualcuno di voi conosce, che era uno studio di prevenzione primaria su donne sane per la prevenzione del tumore della mammella. Obiettivo era, in realtà Diana sta per dieta e androgeni, cioè l'obiettivo dello studio era quello di modificare il modo di mangiare delle donne per abbassare gli ormoni sessuali maschili che anche noi donne abbiamo e che sono associati alla comparsa del tumore della mammella. I tumori della mammella non dipendono solo dagli estrogeni, dipendono anche dagli androgeni, dipendono dall'insulina, che è l'ormone che regola un po' tutto il metabolismo del corpo, regola la quantità di zuccheri nel sangue, ma regola anche i grassi nel sangue, regola i fattori di crescita, quindi regola tutta una serie di cose. Questi studi erano nati con l'obiettivo proprio di abbassare questi fattori. Abbiamo reclutato inizialmente circa un centinaio di donne della zona di Milano che avevano il testosterone, che è uno di questi ormoni maschili appunto alti, e volevamo vedere come progressivamente lo abbassavamo con la dieta. Un gruppo le abbiamo fatte mangiare con noi 2 volte a settimana per 6 mesi, l'altro gruppo abbiamo dato l'indicazione solo in generale di mangiare più frutta e verdura. Queste donne nell'arco di 6 mesi hanno modificato completamente il loro modello ormonale e metabolico, hanno ridotto la circonferenza vita, hanno ridotto gli estrogeni, il testosterone, hanno ridotto l'insulina, il colesterolo, i trigliceridi, cioè hanno cambiato. Da quel momento in poi abbiamo cominciato a fare sperimentazioni sempre più grandi, ok? E siamo passati anche a fare delle sperimentazioni in prevenzione terziaria, come vi dicevo prima. Cioè, se noi sappiamo che possiamo che modificare l'alimentazione delle persone vuol dire modificare dei fattori di rischio per le malattie, ora vogliamo dimostrare
che modificare questi fattori di rischio delle malattie con la dieta vuol dire anche ridurre la comparsa delle malattie e ridurre la comparsa delle recidive delle malattie se le persone hanno già avuto una malattia. E questo è quello che stiamo facendo. Adesso è in conclusione lo studio di ANA ormai 5. Considerate che abbiamo reclutato 2500 donne, ok, in tutta Italia, uno studio multicentrico, ok, circa 400, un po' di più, 600 ne abbiamo a Milano soltanto, poi ma c'è un centro a Napoli, c'è un centro a Palermo, a Torino, quindi ok, è coperto un pochino tutta, c'è un centro in Abruzzo, c'era, quindi diciamo è coperta una buona parte insomma della nostra popolazione. Obiettivo, avremo i risultati a fine del prossimo anno, fondamentalmente a metà del 2017. L'obiettivo è vedere se le donne di queste 2500 noi le abbiamo divise fondamentalmente in due grandi gruppi. Un gruppo ha modificato la dieta, l'altro gruppo ha ricevuto soltanto le indicazioni che io vi ho brevemente descritto. Ok? E l'obiettivo è vedere se nelle donne che hanno mangiato con noi una volta al mese per 5 anni, quindi lo studio è piuttosto lungo, riduciamo le recidive del tumore della mammella. Quello che vi posso dire in questo momento, ovviamente sono risultati non definitivi, nel senso sono estremamente preliminari perché avremo il tempo sufficiente il prossimo anno, è che noi sappiamo che le persone che hanno aderito di più alla dieta che abbiamo proposto hanno migliorato di più i loro parametri e sembra che ci sia un effetto di riduzione delle recidive, ma questo è da vedere bene a fine prossimo anno, quando ovviamente i dati verranno anche pubblicati in modo e raccontati un pochino in giro. L'altro grande studio che è in partenza è uno studio invece che riguarda donne e uomini, nel senso non vogliamo fare prevenzione solo del tumore della mammella ma di tutte le malattie croniche. E è uno studio in cui noi proponiamo dieta mediterranea o macrobiotica, la potremmo chiamare una mediterranea asiatica, una dieta mediterranea asiatica, nel senso che c'è una parte di dieta mediterranea, quindi si usa la pasta, si usa l'olio extravergine d'oliva, si usano, d'altra parte si usano anche qualche prodotto di derivazione orientale, c'è una buona base di riso integrale, ma ci sono alcuni prodotti di derivazione della soia, soprattutto quelli di derivazione della soia fermentata, tipo il miso, questi prodotti un po' particolari così, che hanno un effetto sull'apparato l'apparato digerente e che quindi noi utilizziamo nella cucina, insomma, lì all'interno della struttura. Questo studio sta reclutando ancora attivamente ed è rivolto a persone sane ma che hanno la sindrome metabolica, per cui persone che sono comunque un po' più a rischio di sviluppare le malattie che vogliamo prevenire. Uno studio che recluterà 2000 persone almeno, ok, e che nell'arco di 5 anni dovrà vedere se riduciamo l'origine, si dice l'incidenza di queste patologie. Nelle indicazioni, visto che magari poi esce la domanda, tra le indicazioni che vi ho detto, come vedete non ho parlato assolutamente di alcuni tipi di alimenti che però sono assolutamente di utilizzo comune, non ho nominato il latte, non ho nominato i latticini, non ho nominato le carni bianche, ok, neanche il pesce c'è nelle raccomandazioni in realtà, non in modo esplicito perlomeno, il motivo per cui, non ho nominato le uova, il motivo per cui non ci sono questi alimenti nelle raccomandazioni è semplicemente perché le raccomandazioni derivano dall'evidenza scientifica, per cui tutto ciò su cui non c'è un'evidenza scientifica chiara di protezione o di rischio non compare nelle raccomandazioni, per cui per esempio latte in generale, che è uno dei fattori, no, degli alimenti su cui si discute moltissimo nell'ultimo periodo, il latte è certamente un fattore di rischio per alcuni tumori ma è un fattore di protezione per altri tumori, in particolar modo i tumori dell'intestino, probabilmente per il contenuto di calcio, ok, più che per il latte in per sé. Ma il latte è un fattore di rischio per la sindrome metabolica, è un alimento che magari in una popolazione adulta, magari dismetabolica, forse non è particolarmente indicato. Latticini anche lì dipende, nel senso che comunque le raccomandazioni dicono che la dieta deve essere prevalentemente vegetale,
l'esempio classico è che se uno comincia già la mattina a farsi il suo tazzone di latte con i biscotti o comunque il pane burro, faccio un esempio, già ha una buona quota di prodotti animali. Quindi se poi durante la giornata si fa il panino con l'affettato, a merenda, a pranzo, la sera mangia la fettina, abbiamo abbondantemente superato quelli che sono i limiti delle raccomandazioni. Per cui anche in questo caso bisogna utilizzare un pochino di buonsenso. Nella dieta mediterranea, teoricamente nel pattern di dieta mediterranea, i derivati del latte praticamente non ci sono, ok? Se ne consuma una piccola quantità di latticini freschi, eventualmente anche sotto forma di latte fermentato, uno yogurt, ok, che è più di tradizione, diciamo, mediterranea, ma nella realtà consumo di carni anche bianche e di grandi quantità di latticini non fanno parte, diciamo, questa indicazione non fa parte del pattern protettivo mediterraneo, per cui non c'è nelle raccomandazioni, ma l'idea è di non esagerare comunque con questi tipi di prodotti. Ok, qui ovviamente ci sarà lo scatenamento di tutte le infatti, esatto. No, ma ovviamente, ecco, queste sono le indicazioni. Come tutte le indicazioni, uno fa delle scelte. Quindi quello che noi sappiamo è questo: un certo pattern è più protettivo, un certo modello alimentare è più di rischio, ok? Uno può cercare di mediare anche in base alle proprie abitudini. Noi diciamo appunto di stare molto attenti agli zuccheri, ma se uno gli zuccheri li consuma nel dolce che fa alla festa, ovviamente non c'è problema. O se uno è un maratoneta, forse qualche zucchero in più magari lo può anche mangiare. Quindi tutto poi va tarato su quella che è la vita e su quelle che sono le situazioni individuali. Ovviamente poi un conto è la prevenzione primaria, quindi la prevenzione su persone sane, poi più attenti ed eventualmente rigorosi su altri fattori bisogna essere quando si parla di persone che invece hanno già avuto una malattia. Pensiamo anche a persone che stanno affrontando delle terapie. Faccio un esempio perché è un discorso molto complesso, ovviamente bisognerebbe vedere poi. Allora, delle indicazioni, per esempio vi ho detto i cereali integrali. Di base è un'indicazione valida per la prevenzione primaria, ma se noi abbiamo a che fare con persone che stanno, per esempio, affrontando una chemioterapia o che hanno un'infiammazione dell'intestino molto forte, immaginiamo malattie particolari tipo il morbo di Crohn o l'erettocolite ulcerose in azione, ok? Mangiare cereali integrali così interi non è indicato, ok? Quindi ogni caso poi va visto e misurato in modo clinico sulle persone. Quindi un conto sono le raccomandazioni generali, che quelle che vi devono rimanere, un conto sono le raccomandazioni, diciamo, speciali, ok? Ci sono delle domande? Sì. Magari meglio se hanno qualche domanda, insomma, esponetecela tranquillamente. La prima domanda che mi verrebbe da farle era, tolto tutto questo, l'istinto è di chiedere cosa rimane da mangiare, perché in quello che è il nostro modo quotidiano di riferimento di prodotti, dovremmo praticamente togliere molto. Io mi riferisco anche magari a quello che diceva prima lei per quanto riguarda le bibite, tutte quelle cose colorate eccetera, e mi chiedevo quando su determinati prodotti c'è l'indicazione di, cioè come ad esempio la Coca-Cola Zero oppure le bibite senza zuccheri eccetera, quanto ci si può fidare? Allora, una domanda alla volta. Allora, cosa rimane da mangiare? Beh, la maggior parte delle cose che ho visto qua, ok? Nel senso che ho visto molti cereali, molte paste anche di qualità da quello che ho intravisto, ho visto molti legumi, ok? La base deve essere questa. Questo non vuol dire che uno non si deve mai mangiare la bistecca. C'è quell'indicazione di limitarla. Certo, se... quindi se uno è abituato a prendere, faccio un esempio, la bistecchina una volta a settimana, non è un problema. Se invece uno mangia carne mattina e sera,
questo è un'abitudine da rivedere, ok? Ma semplicemente perché, vi ripeto, voi non so se avete sicuramente ascoltato, è uscito qualche mese fa, no? Che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, insieme alla IARC, che è questa grande agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, hanno fatto, no, lo scalpore, no, la carne rossa conservata in particolar modo è cancerogena. Allora, questa non era una novità, nel senso che noi ricercatori lo sappiamo da almeno 20 anni. Le raccomandazioni che vi ho detto io, le prime sono uscite nel 2007, quindi già 10 anni fa, e c'era già questa indicazione. Questo perché semplicemente questi nitriti che mettono nelle carni rosse, eccetera, determinano proprio l'effetto cancerogeno, ok? Che si crea all'interno, in particolar modo, delle cellule dell'intestino e dello stomaco. Per cui noi oggi sappiamo che il tumore dell'intestino è certamente legato al consumo di carni rosse conservate, e anche una persona che non conosce questa cosa, basta che uno vede la piantina dell'Italia, ok? E vede le zone dove ci sono più tumori dello stomaco, più tumori dell'intestino, sono tipicamente le zone dove si consumano grandi quantità di insaccati, ok? Quindi esiste un'associazione che è anche, tra virgolette, visibile, ok? Le carni rosse sono poi, diciamo, cancerogene per altre cose, nel senso che la carne è cancerogena per varie cose, per i nitriti se ci sono dentro, ma anche di per sé per il ferro legato all'emoglobina, tutto il famoso ferro che va bene, nel senso, quando, no, che dicono carne rossa perché è carente di ferro, cioè, va bene, ma questo stesso ferro è anche altamente ossidante. Cosa vuol dire? Banalmente vuol dire che le reazioni di ossidazione, che sono tipiche, già fisiologiche nel nostro organismo, sono quelle che utilizzano l'ossigeno, ok, e che producono scarti dell'ossigeno, che sono i famosi radicali liberi, ok? Più noi consumiamo alimenti ricchi di ferro pro-ossidante, cioè che favorisce l'aumento di queste reazioni di ossidazione, più si producono radicali liberi. I radicali liberi che noi vediamo, no, l'invecchiamento della pelle, eccetera, in realtà sono delle sostanze che danneggiano tutte le strutture cellulari, il DNA, le proteine, i grassi, ok? Questo è uno dei motivi anche in più per cui le carni rosse anche sono a rischio per i tumori. E poi sono ricche di grassi, ok? Soprattutto quando gli animali non sono allevati in modo, appunto, e anche qui. E i grassi sono un fattore di rischio, in particolar modo per alcuni tipi di tumore, di nuovo seno, a volte questo si fa, e quindi ci sono tanti motivi, ma anche le proteine in eccesso, perché più proteine si consumano, più sono alti quelli che si chiamano fattori di crescita, che, come dice il nome stesso, senza andare nel dettaglio, sono dei fattori che stimolano la crescita cellulare. Quindi se voi li mettete a coltivare, insomma, delle cellule tumorali, ce li aggiungete qui dentro, queste proliferano. Questo, vi ripeto, non vuol dire che voi li dovete eliminare, dovete cercare di rientrare il più possibile in quelle raccomandazioni. Quindi questo per quanto riguarda cosa mangiare, cosa stare attenti. I dolci, anche lì. Allora, nella nostra struttura, quando facciamo i nostri studi, facciamo dei dolci che sono senza burro, senza latte, senza uova, senza zucchero, e la gente sgrana gli occhi, e che dolce è? Allora, lo zucchero si può prendere da tanti alimenti, nel senso, si può prendere per esempio dalla frutta, ok? Quindi noi per esempio usiamo molto la frutta e la frutta secca all'interno dei nostri dolci. Usiamo non la farina 00, ma siamo delle farine che sono delle farine non necessariamente completamente integrali, perché alcuni dolci li lanceresti e romperesti un muro, ma possono essere fatti tranquillamente, la stragrande maggioranza dei dolci, biscotti e focaccia, con delle farine semi-integrali, che sono quelle che vengono chiamate tipo 2, no? Di grano tenero tipo 2, o anche semi-integrali vengono chiamate semplicemente. Latte. In alcuni dolci utilizziamo delle bevande vegetali, che voi conoscete magari perché li trovate come latti, in realtà non hanno niente a che vedere col latte. Il famoso latte di soia, potremmo chiamarla una bevanda di soia, sarebbe più corretto, così come esistono
delle bevande un pochino più gradevoli di gusto, che sono le bevande di avena, le bevande di miglio, le bevande di farro, che possono essere utilizzate per la preparazione dei dolci. E sui grassi abbiamo l'olio extravergine d'oliva, che è un prodotto certamente mediterraneo, fortemente protettivo, ok? E che nella giusta quantità può essere utilizzato anche in queste cose. Mi ricordo un'altra domanda. Allora, l'etichettatura. Sull'etichettatura, allora io. Allora, l'etichetta è la nostra, diciamo, arma per capire, ok, che cosa c'è. Le etichette sono sempre più, perlomeno nel nostro paese, sempre più ricche di informazioni. Alla fine di quest'anno avremo anche le informazioni proprio nutrizionali su ciascun prodotto, diventerà obbligatoria. Su alcuni prodotti speciali l'etichettatura consentirà addirittura di vedere da dove viene l'alimento, da come è prodotto. Questo viene, succede già per esempio per le carni, ok? Quindi è un'arma che noi consumatori abbiamo per poter scegliere il più possibile un prodotto. Tendenzialmente il mio consiglio è, quando c'è scritto qualcosa enorme, tipo senza grassi, tipo, oppure senza zuccheri, oppure è alimento dietetico, leggete gli ingredienti, ok? Perché per esempio alimento dietetico non vuol dire nulla, perché la dieta altro non è che comportamento alimentare, per cui di dietetico teoricamente è tutto. Quindi, non so, mi viene l'esempio, vabbè, non lo dovrei dire, vabbè, non dico le marche, comunque tipicamente gli spaghetti di riso vengono considerati un alimento dietetico, ma spaghetti di riso possono andare bene per un celiaco, ma da un punto di vista dell'effetto sulla glicemia e sull'insulina, rispetto a una pasta di granduro normale, vanno molto peggio, per cui se uno non può gestire il glutine vanno bene gli spaghetti di riso, ma proporli per tutti o mangiarli, come adesso spesso è di moda, no? Perché uno pensa che siano appunto dietetici, assolutamente no, non è indicato. Quindi l'etichetta è una buona arma, leggetela sempre, senza zucchero. Fino a un po' di tempo fa l'indicazione senza zucchero era riferita al saccarosio, cioè lo zucchero tradizionale, ok? Adesso, e quindi cosa voleva dire? Voleva dire che se un prodotto era ricco di altri zuccheri, ma non c'era il saccarosio, tipo c'era sciroppo di glucosio e fruttosio, poi c'era il glucosio separato, c'erano altre tipologie di zucchero, potevano esserci altre tipologie di zucchero. Adesso invece senza zucchero dovrebbe essere proprio senza nessun tipo di zucchero. Diversi sono gli edulcoranti di sintesi. Prima, come vi dicevamo prima, la Coca-Cola Zero, ne abbiamo parlato, c'era l'aspartame. Considerato che l'aspartame adesso comincia ad avere i primi dati di effetto cancerogeno non solo sugli animali, ok? Quindi l'aspartame comincia ad essere tolto dalla stragrande maggioranza delle bevande zero o semi-zero, qua vicino allo zero, ma vengono aggiunti altri edulcoranti, ok? Che comunque hanno certamente un effetto, nel senso che quello che noi sappiamo è che gli edulcoranti di sintesi, ok, hanno un potere dolcificante che è molto maggiore di quello dello zucchero.